27 marzo 1995. Sono circa le 9 e sembra una mattina come le altre per Maurizio Bucci, che è appena arrivato a piedi in via Palestro numero 20 e pronto per cominciare la giornata in quelli che sono i nuovi uffici della sua azienda a Milano, acquistati l'anno prima. Attraversa il portone e saluta Giuseppe Onorato, il portiere. Sale qualche gradino, ma nel giro di pochi attimi una figura misteriosa imbocca nell'atrio. Corre verso di lui ed esplode 4 colpi di pistola, ferendo mortalmente l'uomo. L'assassino scappa via, tenta di colpire il portiere che rimane solamente ferito. Maurizio, 46 anni, erede di uno dei marchi italiani più prestigiosi, lascerà la sua compagna, le due figlie e la sua ex moglie, Patrizia Reggiani Martinelli, soprannominata dai mass media Lady Gucci. Gucci è una delle case di moda italiane più importanti del mondo. Fu fondata da Guccio Gucci durante i primi anni 20 del Novecento, a Firenze. Nasce come piccola bottega di pelletteria. Raggiunge la fama nel 1925, quando crea una sacca da viaggio che riscuote molto successo tra l'elite. Col passare degli anni, la fama del Gucci cominciò a crescere sempre più, diventando un vero e proprio marchio, rinomato in Europa e persino oltreoceano, in Asia e in America, grazie alle attrici Grace Kelly, Audrey Hepburn e alla First Lady Jackie Kennedy. Alla morte di Guccio furono alcuni dei figli ad ereditare e portare avanti l'azienda, Aldo e Rodolfo. Quest'ultimo intraprese la carriera d'attore. Era un uomo affascinante, ci mise poco ad essere scritturato. Infatti, il regista Mario Camerini lo scelse per interpretare uno dei protagonisti del film Le Rotaie, che avrà un enorme successo. Nel 1944 sposa Sandra Ravel, brillante attrice del primo cinema sonoro, da cui avrà un unico figlio, il 26 settembre 1948, Maurizio Gucci. Rodolfo decide così di abbandonare la carriera d'attore e dedicarsi completamente a quella dell'imprenditoria. Nel 1954 Sandra muore di polmonite, così Maurizio, dai 6 anni in poi, viene cresciuto dal padre rigido e severo. Dal carattere mite ed impacciato, Maurizio si laurea in giurisprudenza alla Cattolica di Milano a 23 anni e viene messo a lavorare nell'azienda di famiglia. Grande sportivo, non aveva avuto però molto successo con le donne, fino a quando, ad una festa di amici il 23 novembre 1970, conosce quella che poi diventerà sua moglie. L'attraente ragazza, dai grandi occhi vestita di rosso, era Patrizia Martinelli. Si dice che Maurizio abbia chiesto agli amici di presentargli la donna che assomiglia a Liz Taylor. Se per lui fu un colpo di fulmine, lei racconta di non essere rimasta molto colpita. Lo definisce un uomo inizialmente molto arrogante ed altezzoso. Accettò i suoi inviti ad uscire e pian piano scoprì il suo vero carattere. Maurizio, un uomo dolce ed adorabile. Così se ne innamorò. In una recente intervista ha dichiarato che lui la chiamò poco dopo essersi conosciuti, chiedendole se volesse diventare la signora Patrizia Gucci. Patrizia, che in seguito sarà Patrizia Martinelli Reggiani Gucci, nasce il 2 dicembre 1948 a Vignola. Sua madre Silvana, single, lavorava come lavapiatti in un locale in via Padova per mantenere sua figlia in un bilocale della periferia milanese, fino a quando conosce Fernando Reggiani, ricco industriale, da poco vedovo, che porta a casa sua la donna e sua figlia. Una storia che ricorda molto quella delle favole, in cui però le due protagoniste diventano le antagoniste. Difatti, l'uomo aveva un figlio adottivo, che verrà spedito in collegio poiché Silvana non tollerava la sua presenza in casa. Una volta mandato via, le attenzioni di Fernando furono rivolte solo a Patrizia, che crebbe nei vizi e nel lusso dell'amorevole patrigno che esaudiva ogni suo desiderio. Non aveva però un bel rapporto con sua madre, che la maltrattava e con cui discuteva spesso. Bassina, ma dal grande charme, Patrizia trascorreva le sue giornate frequentando i giovani della borghesia milanese.
Le amiche la descrivono come una bella ragazza con le idee chiare, cercava la persona giusta da sposare, importante e con il portafoglio gonfio. Maurizio e Patrizia si innamorarono e, nonostante la riluttanza del padre Rodolfo, che riteneva la ragazza un'arrampicatrice sociale, decisero di sposarsi con uno sfarzoso matrimonio il 28 ottobre 1972. Gli invitati erano più di 500, ma il padre non vi partecipò. L'uomo era partito per gli Stati Uniti. L'intervento dello zio Aldo, però, riuscì a portare ad una riappacificazione. Infatti, Rodolfo accetterà Patrizia in famiglia e regalerà alla coppia un loft a New York. Qui Patrizia entrerà a far parte del jet set newyorkese. La loro era una relazione da favola, fatta di viaggi, feste e lussuosi regali, come ad esempio il Creole, che lei tanto desiderava. Il Creole era un'enorme barca a vela del 1927. Lei la vide per la prima volta in Danimarca, durante un giro in traghetto. All'epoca era ridotta ad un relitto e veniva usata come rifugio dai tossicodipendenti. Maurizio la recuperò e la mise a nuovo, rendendola la barca più lussuosa di tutti i tempi. La barca era anche famosa per un altro motivo. Si diceva che avrebbe portato sventura a tutti coloro che ne sarebbero entrati in possesso. Infatti, furono molte le morti, i suicidi e le tragedie avvenute durante il corso degli anni. Ad esempio, sia la prima che la seconda moglie del precedente proprietario erano morte proprio su quella barca. Nel 1976 hanno la loro prima figlia, Alessandra. Per riprendere la linea e rilassarsi, un'amica consiglia a Patrizia di andare ad Ischia alle Terme. Qui le presenta una donna, Giuseppina Auriem, detta Pina. Era una cartomante, ma le piaceva definirsi imprenditrice. Le due stringono una bella amicizia. Ogni volta che torna ad Ischia, le due si incontrano e trascorrono del tempo insieme. Il rapporto poi diventa più stretto. Difatti, la donna si reca sempre più spesso a Milano per far visita a Patrizia, stringendo rapporti anche con Maurizio, diventando quindi un'amica di famiglia. Pina era diventata la confidente di Patrizia, la persona la quale sapeva ogni cosa e ascoltava ogni suo sfogo, e lei ricambiava, invitandola a casa ed aiutandola economicamente. Inoltre, secondo la Gucci, Maurizio aveva regalato a Pina un negozio a Napoli. Nel 1982 nasce la loro seconda figlia, Allegra. I rapporti tra Aldo e Rodolfo però vanno col tempo peggiorando. I due litigano spesso e furiosamente per il controllo del brand, così tanto che uno dei figli di Aldo, Paolo Gucci, verso la fine degli anni 70 decise di lasciare l'azienda e di aprire un negozio indipendente a nome Gucci, subendo poi una pesante sanzione. Il negozio verrà in seguito assorbito dalla Moisson. Nel 1982 Gucci diventerà una società per azioni, di cui Rodolfo ne possiede il 50%, mentre il restante 50% sarà di Aldo e dei figli. Il 15 maggio 1983 muore Rodolfo Gucci. Sarà Maurizio, suo figlio, ad ereditare le sue azioni ed il suo posto. Paolo venderà poi alle spalle del padre le sue quote, escludendo definitivamente lo zio Aldo dalla società. Dopo una lunga battaglia legale, Maurizio Gucci diventerà il presidente della Moisson. Aldo, invece, all'età di 81 anni, verrà condannato ad un anno di reclusione negli Stati Uniti per evasione fiscale. Nel 1988, poco meno del 50% di Gucci venne venduto a fondo di investimento Investcorp, che arriverà poi a possedere il 100% delle azioni nel 1993, estromettendo completamente i Gucci. Maurizio percepisce che l'azienda si trova ad un punto fermo, ma non è in grado di gestire lo scorrere degli eventi. Va via di casa senza dare più sue notizie, alimentando sempre più il malcontento della moglie, che lo accusava di trascurare la famiglia e le figlie. Viaggia molto per lavoro ed ogni volta che torna a casa non mancano i litigi e gli screzi che portano Maurizio a prendere una decisione. Dopo 12 anni di matrimonio chiese il divorzio. Patrizia, Maurizio non intende più tornare a casa. Fu il medico di famiglia a comunicare le intenzioni del marito. Cominciarono così le pratiche per il lungo, discusso e travagliato divorzio.
Secondo Patrizia, le motivazioni del divorzio non erano dipese da lei, ma bensì dal comportamento di Maurizio, repentinamente cambiato dopo la morte del padre. Insinuava che le nuove amicizie lo condizionassero parecchio. Lo definì come un uomo unico e straordinario, ma purtroppo era come un cuscino, portava l'impronta dell'ultimo che ci si sedeva sopra. Secondo molti conoscenti, Patrizia non accettava l'idea di perdere il suo stato sociale di signora Gucci. I litigi e le accuse nella famiglia Gucci erano ormai all'ordine del giorno. Il nipote Paolo, figlio di Aldo, accuserà Maurizio di aver falsificato la firma del padre Rodolfo prima della sua morte, per prendere il suo posto nell'azienda. Al banco dei testimoni ci sarà anche Patrizia Martinelli Reggiani Gucci, che con freddezza ed indifferenza nei confronti del marito dirà che Rodolfo non rispettava Maurizio e che non lo riteneva adatto a gestire l'azienda. Avrebbe piuttosto sicuramente voluto lasciarla a lei e alle sue nipoti. Nonostante questo, Maurizio fu prosciolto da tutte le accuse. Nel 1992 Patrizia subisce un intervento al cervello a causa di un tumore, dopodiché cade in una profonda depressione, scaturita dal desiderio di vedere Maurizio accanto a lei durante la degenza, cosa che però non accadde mai. La donna, delusa, gli lascia un messaggio. Sei arrivato al limite estremo, di farti disprezzare dalle tue stesse figlie, che non vogliono più vederti, per dimenticare il trauma. Sei un'escrescenza del fuoco, sei un'appendice dolorosa che tutti noi vogliamo dimenticare. Mi hai detto che durante il periodo della falsificazione della firma di tuo padre sei passato dall'inferno. E no, ti sbagli, Maurizio. L'inferno per te deve ancora venire. In questo periodo trascorse il tempo con le figlie e la madre, che non le permettevano di vedere Pina. Così cominciò a sfogarsi con tutta la gente che incontrava, amici, conoscenti, addirittura anche con il macellaio. Raccontava a tutti di volere morto il marito. Nel 1993 divorziano ufficialmente. A Patrizia spettava 1 miliardo di lire all'anno, ma per lei non era abbastanza. Pretese anche la barca, l'appartamento a New York e la lussuosa villa a St. Moritz. Ed è proprio a St. Moritz che Maurizio ritrova una vecchia amica di entrambi, la 35enne Paola Franchi. La donna, bella ed elegante, aveva un figlio ed era già sposata, ma il matrimonio era agli sgoccioli. Tra i due scocca la scintilla ed una volta tornati in Italia comincia la loro storia d'amore. Dopo la fine del matrimonio della Franchi ed ufficializzato il divorzio nel 1994, i due decidono di andare a vivere insieme, cominciando una nuova vita. Secondo alcuni, la nuova relazione alimentò la rabbia ed il malessere di Patrizia, che era sempre più determinata a vendicarsi del marito, ed andò su tutte le furie quando scoprì che voleva sposarla. Lei, durante un'intervista però, dichiarò di non provare gelosia nei confronti della nuova compagna di Maurizio, che non vedeva in lei una rivale. Lamentava solo la mancata presenza del padre nella vita delle figlie, anche perché, a detta sua, lei stessa aveva una relazione con un altro uomo. Riprese i rapporti con Pina, la sua fedele amica, che si trasferì a Milano per un anno per due motivi. Il primo era quello di starle vicina ed aiutarla nella stesura di un libro che stava scrivendo, in cui avrebbe raccontato della sua storia d'amore. Il secondo motivo dipendeva dal fatto che Pina avesse dei debiti a Napoli, che ammontavano a 150 milioni, e che sarebbe stato rischioso per lei rimanere lì. Anche a lei raccontava, in maniera quasi ossessiva, che voleva vedere il marito morto. Il 26 marzo 1995, il giorno prima dell'omicidio, Maurizio e Paola trascorrono la giornata insieme facendo shopping per Milano e la sera andando al cinema con degli amici. Il 27 lui si reca di buon mattino agli uffici che aveva acquistato l'anno precedente, attraversa la porta e saluta il portiere, Giuseppe Onorato. «Buongiorno, dottor Gucci», ma neanche il tempo di finire la frase che qualcuno irrompe, impugnando un'arma da fuoco da cui partiranno 3 colpi di pistola. Maurizio Gucci viene colpito alla spalla, al gluteo e al braccio. Si accascia a terra, il killer lo raggiungerà ed esploderà l'ultimo proiettile. Con un colpo alla testa metterà fine all'esistenza dell'uomo.
Nel frattempo, il portiere assiste alla scena, verrà ferito con due colpi di pistola alla spalla, ma riuscirà a salvarsi. Rimane l'unico testimone della vicenda. Ucciso a Milano Maurizio Gucci, erede della prestigiosa casa di moda. Testimone. Le indagini durano due lunghissimi anni, ma non si riesce a venirne a capo. Numerose sono le piste da seguire, ma la domanda rimane una sola. Chi ha sparato a Maurizio Gucci?